Benvenuti al party di LOL Talent Show. Chi fa ridere dentro, fate un applauso. Così partiamo belli carichi. Di più, di più. Ah, bravo. Che bello. Con calma, perché queste serate, se no, iniziano con tanta energia e poi si finisce per non ridere più. Invece dovete tenere questa risata fino alla fine, perché si susseguiranno diversi comici su questo palco. Sono qui tra l'altro con noi tantissimi membri del cast di Prime Video. C'è qui Katia Follesa, il Mago Forest, Ciro e Fabio dei The Jackal, Lillo, maestro. Ma partiamo subito, primo artista ad esibirsi su questo palco, vi emozionerà con le sue voci, perché ne ha tante. Lui è Alberto Pagnotta! Buonasera, buonasera. Una situazione abbastanza nuova questa per me. Allora, io sarei anche un doppiatore e la passione per il doppiaggio mi è nata quando ero bambino, ragazzino, ascoltando le voci dei film e dei cartoni, e mi piaceva, ecco, magari riconoscere, individuare un doppiatore e capire come cambiava vocalità in base ai diversi personaggi che faceva. Uno dei primi che ho imparato a riconoscere è stato il grande Tonino Accolla. Quindi mi serviva individuare la voce più vera, più naturale, quella, insomma, una base da cui partire. Ad esempio, ecco, per Accolla era più o meno questa, quella che usa ad esempio per Billy Crystal in Harry ti presento Sally. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ora, se da questa vocalità la facciamo un po' più morbida, un po' più con un'interpretazione un po' più black, un po' più scanzonata, diventa Eddie Murphy. Ma sei troppo troppo forte, amico. Ehi, amico, che problema hai con l'alito? No, perché riesco a sentirlo da qua. Il tuo alito puzza talmente tanto che la gente preferisce le tue scorregge. Andiamo a togliere un po' di morbidezza, andiamo a farla un po' più dritta, un po' più acuta, e diventa Ehi Sventura la chiappa animali. Davvero? Si caca! Ora andiamo a farla ancora più acuta e diventa Timon del Re Leone. Bomba, ma sei impazzito? Stiamo parlando di un leone. I leoni mangiano quelli come noi. E adesso andiamo un po' ad ingrossarla e diventa Homer Simpson, che di norma... sì, grazie, Becca Rossi. È una voce abbastanza bassa, però con... tipo quando fa... ciambelle... però con delle sparate ogni tanto un po' più acute quando si dispera. No! È vero! Il barattolo è vuoto! Il Natale è annullato! Siamo rovinati! Niente regali per nessuno! Ok. Il celebre discorso di Aragorn, del Signore degli Anelli, prima della battaglia, se fosse interpretato da Winnie Pooh. Figli di Gondor, di Rohan, fratelli miei, vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuoricino. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli orsetti cederà, in cui abbandoneremo Christopher Robin e Tigro. E chi vuoi abbandonare, pubello? Lasciami finire, Tigro, e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno. Ci sarà l'ora degli efelanti e dei vasetti di miele frantumati quando l'era degli orsetti arriverà al crollo. Ma non è questo il giorno. Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questo bosco dei 100 acri. Vi invito a resistere, orsetti dell'Ovest. Sei stato bravo, pubello. Oh, grazie, Tigro. Ma quanto è bravo! Alberto Pagnotta, qui con noi! Bravissimo! Grazie, grazie. Te ne puoi andare. Basta. Io direi di andare avanti, perché è qui con noi Ginevra Fenies! Hello, hi, ciao. Allora, io non so se esistano gli alieni, nessuno lo sa, ma credo di aver visto una cosa molto simile. In gelateria. Gli ipocondriaci, che non è che non abbiano problemi reali, è che ci tengono un pochino troppo a condividerli con te. Quindi arrivano e fanno immediatamente... Te lo dico subito. Son celiaca. Vuoi un applauso? Non lo so. Che tu ce l'hai, honey, senza glutine? Sì? Si chiamano coppette. Top. Figli una di quelle,
Che ci metto dentro? Nulla. Sono intollerante al lattosio. Ok? Vuole altro? Sì, porto via una vasca per il mio figliolo. Cos'è, un branzino? Oh, la vaschetta quelle da portare via, un polistirolo. Ok. È celiaco anche lui? No? Lui è asmatico. Allora, il gelato al Ventolin l'abbiamo finito per stasera. Però posso fare una cosa? Tengo un po' aperta la vaschetta, così almeno l'aria circola. Suo figlio respira. Hai mio marito un piglio nulla perché c'hai diabete. Signora, un divertimento in casa sua. Quanto le devo? Nulla. Passa tutto la ASL. Grazie, buona serata. Grazie. Bravissima Ginevra, grazie mille. Allora, sta per salire sul palco un grande mago, non vi dico altro, va bene? È con noi Raffaello Corti! Grazie mille. Grazie. Cioè, ho portato mamma che fa parte gli applausi oggi. Allora, io mi presento, sono Raffaello, sono un mago, sono un vero mago, se non ci credi, controlli. Allora, se superate i controlli è tutta in discesa, ve lo dico già. Allora, questo sarà uno spettacolo di magia comica, se non vi farà ridere, sarà solo uno spettacolo di magia. Vi introduco un attimo alle carte, la parte davanti, quella col valore e il seme, la faccia, la parte dietro e il dorso, così quando salite già ce l'avete, insomma. Facciamo un classico della magia. Allora, quante volte abbiamo visto un mago unire due foulard e far comparire una colomba? Quante volte? Tante, no? E allora direi basta, dai. Ok, ce l'ho. Mi dici un numero tra 10 e 20? 14. Ogni tanto lo faccio, ogni tanto no, un gioco un po' piatto. Quando mi capita, c'è una sensazione. Allora, come disse Dante, andiamo avanti con lo spettacolo. Con lo spettacolo l'ho aggiunto io, lui non l'ha detto, ma sennò poi non c'era senso a quello che dicevo dopo. Oggi trasformeremo l'acqua in vino. Tra l'altro questo gioco è buono, come disse Dante. Dicevo, questo gioco è buono, come disse Dante. Questo gioco è buono, come disse Dante. Tosta, eh? Vuoi spiegarla a chi non ha riso, per favore? E leggi tu? Leggi tu? Scusa un attimo, leggi tu? Leggete voi? Ok, allora leggi io. Lo metto qua, che non... cioè, ce la teniamo per dopo. Magari mi viene in mente qualche idea. Oltre ad essere un grande mago, ho una, cioè, un grande giocoliere. Ho una teoria tutta mia per quanto riguarda la giocoleria. Credo non sia importante la quantità. Lo posso fare più noioso, così, due palle. E lo posso fare con una terza palla e mezzo, che poi insomma è la giocoleria vera, quindi due palle, terza palla e mezzo. Ok, bene, grazie mille, che questa l'abbiamo fatta. Lancio il frisbee, chi lo prende mi dice una carta, prendetelo perché è vero, sennò vi arriva in faccia, occhi e bicchieri, vai. Senti, ti piacciono più le carte nere o le carte rosse? Puoi lanciarlo a qualcun altro, scusami. No, se no non viene. Grazie. No, non puoi darla a qualcun altro? Grazie mille, sì, scusami, è una cosa mia. Senti, le rosse sono di quadri o di cuori? Ti piace più quadri o più cuori? Più cuori. Puoi darla a qualcun altro, scusami. Grazie, scusa. No, se no poi non viene. Ciao, che numero ti piace di cuori? Due. Due? Perché qui sulla lavagna ho scritto una carta e la carta è il due di cuori. Ma questo l'ho pagato 400 euro. Cioè... ci sta che è carino. E Michele può confermare. Ciao ragazzi, ciao. Applauso a Raffaello. Tenete l'applauso perché adesso è tosta, eh. Gli autori di una volta scrivevano allacciatevi le cinture. Sta per salire sul palco Loris Fabiani, o meglio un personaggio ormai mitico che abbiamo conosciuto, Lunanzio. Zitto! Zitto! Lagnato, vatti a chiudere il lagno! E Vobis, il giorno della finale si avvicinghia! Oh, voi vassalli, valvassori, valvastreaming, tutti i vostri follower! È una giornata cruciale, tra palle e culo, come si dice a Versailles! Or, dividetevi in gruppi da sgrunt, i firla per cause naturali da questa partner, i firla per scelta da quest'altra part... No, Mago Forstet!
Tu ci sei nato, Costì? Ora ascoltatemi bene tutti, eh? Dalla prima all'ultima figa. Tu, Capricarlo, guardami bene negli occhi. Scrotali per bene, perché ti sta arrivando un cazziatò mica da ridere. Ma da quale buco te lo devo spiegare? Da quale buco te lo devo spiegare? Che oggi è il giorno del giujitsu e domani sarà quello del Pirlates, eh? E domenica castagnata per tutti, eh? Ma guarda Livi, ma guarda chi c'è. Ah, i miei vecchi aminchi, i brutti di Bosco. Ci si rivede dopo qualche tempo, eh? Cristoforo Cogliombro, io ti vedo! Io ti vedo che mi osservi! Sì. Mi hai guardato di sguincio, eh? Mi hai sguirdato! T'ho sguirdato! Non mi mandare le vacche in vacca, eh! Non mi mandare le vacche... C'è un pallottoliere in sala? Un pallottoliere, prestito! Devo contare le palle, che dici? Giovanna Varco! Ecco, Tit! Dulce Mildred, finalmente, eh? Quanto biliardo che c'è stato tra di nobis, n'è vero, t? Nigiri che ti nigiri, ci si rincontra sempre, t? Ma sei sbisciolata via, t? Senza salutare. Ho fatto qualcosa di maiale? Perché mi lasci costine? Ci vediamo dopo da te, a casa tua? Ma non ho la chiave per il portone. Devo clitofonare. Devo clitofonare. Oh Agnese! Oh Agnese, anche tu quivi! No, Agnese! Sei tu quella che io bramo! Sei tu quella che io bramisco! Tu sei tutta un fuoco, Agnese! Lo si capisce a pellet! Vuoi vedere la mia collezione di parpalle? Oh, pannami d'amore, Agnese, pannami d'amore, e io ti mostrerò l'elecco di quello che provo per te. C'è un undicesimo dito, Agnese, che tu ora non puoi vedere, che punta dritto al tuo cuore. Oh, Agnese, fatti vedere da tutti, erigiti in piedi, che io sono già eretto. Oh, addio! Grandissimo Loris! Lunanzio, grandissimo Lunanzio, che bello, eh! È arrivato un momento speciale, adesso abbiamo due improvvisatori teatrali, Susanna Cantelmo e Alessandro Cassoni! Eccoci! Ciao. Buonasera! Buonasera! Ah. Buonasera! Questo si chiama esercizi di modo. Noi faremo una storia, quando alziamo la mano, leggete il cartoncino che vi trovate davanti. Urlate! E urlatelo, e noi proseguiremo la storia con quella modalità che ci avete dato voi. Faccio una cosa, sì, che mi hanno chiesto di fare. Sì. Mi dite un oggetto. Allora, lei, le posso dare del lei? Lei, coi capelli ricci, mi dica un oggetto di uso quotidiano. Il mestolo! Il mestolo, grazie. Qui. Il mestolo! Quindi, ecco, cominciamo il con la nostra professione e finiremo quando diremo buio. Dopo. Ok. Tesoro. Sì, amore. Ti ho comprato quello che mi hai chiesto. Sì, davvero? Dove sei andata a comprarlo? Sono andata al mercato. Oddio, ti ho detto al mercato, non ci si va al mercato. Ma tu avevi bisogno di un mestolo. Lo so che avevo bisogno di un mestolo, ma... Strandatizzalo! Ma perché sei andata? Scusa! Lo volevo fare io! Oddio! Hai ragione. Sei feroce! Non ho ubbidito al tuo ordine. No, sei stata feroce con me. Perché? Dove sei? Non sono di vedo. Qua. Dove? Sei stata feroce, non avresti dovuto farlo senza di me. Scusami, mi devi perdonare. E io sono andata di perché tu mi hai detto che la cosa di lato. Ma che coglioni, non potete sapere. Perché se tu adesso mi scherzo, non mi cazzo. Allora, fa culo, perché sono andata di lato. Uè, ho capito, uè. Uè. Aspetta un attimo. Uè, salta court. Aspetta un attimo. A quale banco sei andata a comprare il mestolo? Uè, allora, che Ciro poi ti strilla, a quale banco sei andata? Allora, prima di tutto sono andata al banco di Ciro. Ah! E quando mi sono avvicinata lui mi ha detto: "Oh, pulisso mestolo, e gli ha detto, oh tuia". Ma sapete che ha fatto? E che ha fatto? Si è spogliato. Uè! Mi ha fatto avere un mestolo. Uè, gli hai mostrato un mestolo? Sì. Ah, è sposato, però mi dispiace, te l'ha solo mostrato. Me l'ha mostrato. E allora, guarda,
E allora se teatro mi hai comprato danza. Il mestolo, adesso apri la sdranda, per favore. Era teatro danza. Ah, no, avevo sentito super cazzo, non è... Bra! Bra! Ah. Sarà, sarà. Oh! Ah, tesoro, grazie. E sta qui il mestolo. Sì, oh, ha vedo detto il paradiso da qui, amore mio. Ha detto erotizzalo, vero? Eh sì, io vedo il paradiso, sai? Sai, sembra sì, il traforo del Brunello. È nascosto qui. È nascosto qui. Ah. Oh, sì. Eccolo, questo è duro. Sì, dammelo, dammelo. No. Oh, non voglio, me lo puoi dare. Allora... Voglio percuoterti. Sì, dai, mestolo, forza. Duro, finalmente qualcosa sì, di duro. Ah. 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 Sì, ah. Ah. Perché il tuo è molto sì, piccolo sì, è 2 centimetri. Lo so, lo so. E io ogni volta che lo vedo, lo sai che lo cosa so, sento? Ma noi da 2 centimetri e 4 millimetri. Me lo sono fatto allungare dal dottor Zeppolino. 3479277482. Veramente? Sì. Quello nano piccolino piccolino piccolino. Sì, quello un cazzo imbarattolito sì, è un barattolo, sì. Meno male. E allora adesso cosa? Facciamo l'amore. Mi metto un po' qua e ti guardo per ore. Aspetta, mi devi prendere. Aspetta, mi devi prendere. Chiappami, 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 chiappami. Chiappami, 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 chiappami. E allora? Sì. Se dobbiamo fare l'amore, martigianizzalo. Un po' cocca. Ci voglio lugambo con le pecore. A voglia. Che qualche cosa che... becchimo a io... destra e sinistra. Io mi metto con le pecore. E vabbè, si mette Marcaproni, cioè, qualche cosa lo capimo, va bene? Cosa. Quindi spengo la luce e famo buio. Così, è finito. Grazie. 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 Grazie mille a Susanna e Alessandro. Ma figurati, grazie. Grazie a te. Bravissimi. Alla tua presenza. Sei una colonna. Vabbè. Mi fate l'audio con l'autotune, per favore. Buonasera. Grandissimi Susanna e Alessandro. Allora, adesso mi hanno detto sposta il microfono al centro perché sta per salire sul palco proprio lui, Pippo Ricciardi. Dai, Apollo! Va bene, allora questa accoglienza è un po' freddina, vi do un motivo per fare... Allora, io adesso faccio una cosa, perché dovete sapere che io sono anche un acrobata, ok? E vaffanculo tu che mi ridi in faccia, ok? Io adesso, dato che non mi credi, faccio una verticale, io pretendo la standing ovation, ok? E dopo, se qualcuno vuole salire sul palco a limonare, liberissimi, ok? Intanto faccio una verticale, standing ovation, cosa vuol dire standing ovation? L'inglese, in piedi a fare casino, ok? Non lo sa, non lo sa, ok. Sì! Sì! Vuoi limonare? Oh, visto che ti alzavi mi sono acceso tutto. Allora iniziamo con un trittico di battute zozze. Vi piacciono le battute zozze? Sì. Sesso? Sì. Cacca? Sì. Sempre meno fa la cacca. Questa cosa mi sorprende. Iniziamo dalla cacca, che secondo me piace di più da quelle parti. Se scorreggio su un'ascella, questa dopo saprà di sudore o di cacca? Tu hai riso troppo per questa cosa, zietta. Ti ho riso troppo perché c'è una domanda a seguire. Ma quindi se sei di cacca, le scorreggio rientrano tra i deodoranti? Ma soprattutto, se quella è la versione spray, com'è quella roll-on? Pensiamoci, no, non applaudire a questa, ti prego. Ah, questa, invece la prossima è una battuta autobiografica che parla di me. Alle elementari dovete sapere che ero un bullo, alle medie ero un secchione, alle superiori ho unito le due cose, ero un bullone. Che comunque è meglio di un secchiello. Guarda, io voglio quello che ha preso lei, tu sei sballatissima, io voglio quello che ha preso tu, ce n'hai ancora un po'? Perfetto. Allora, la prossima sono 6 battute con un andamento molto particolare, perché la prima vi farà fare... Fine. Questo è il top della risata. La seconda non farà ridere e poi ricominciamo con le cazzate che tanto ci piacciono.
cose con lo stesso principio di funzionamento. La carta igienica e la carta assorbente hanno lo stesso principio di funzionamento, quindi voi pulite il culo al vostro tavolo. Esatto, questa è la reazione giusta. Bravo, 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 bravo. Adesso andiamo con la seconda. Cose con lo stesso principio di funzionamento, la cravatta e il cappio. Entrambi sono al collo di gente morta dentro. Lo sentite il vento della rivoluzione che soffia da est? Questa voglia di tirare un San Pietrino? Colpa mia. Andiamo con le cazzate. Cose con lo stesso principio di funzionamento, la chitarra e il clitoride. Entrambi, se li tocchi bene, provocano dei bei suoni. Tra l'altro, piccola postilla, non usare il plettro sul clitoride. Cose con lo stesso principio di funzionamento, il pene e le chiavette USB. Entrambi è meglio rimuoverli in maniera sicura. Tra l'altro, non so se ci avete mai pensato che il pene e le chiavette USB hanno anche un'altra cosa in comune, che non entrano mai al primo colpo. E perché tu stai là che provi a mettere sta pennetta e provi in tutti i versi e non entra, e continui a provare e non entra, allora e continui a provare, allora prendi il computer e provi dall'alto e continui a non entrare, allora capisci, ah, era la presa HDMI, scusa, amore, non avevo capito. Questa qua funziona in tutta Italia, siamo un popolo di pervertiti. In onore di Prime ho deciso di chiudere con un argomento a me tanto caro, che è un trittico, sono tre battute, tutte su un argomento specifico, che è le differenze che ci sono tra il mio pacco e quello di Amazon. Ok? Che differenza c'è tra il mio pacco e quello di Amazon? Che se apri il pacco di Amazon in pubblico la gente non reagisce facendo "che schifo! Copriti! Copriti! Che schifo! Yuck! Yuck! Che schifo!" Se lo faccio io sì, e arriva anche la polizia. Che differenza c'è tra il mio pacco e quello di Amazon? Che il pacco di Amazon arriva quando l'hai ordinato, il mio quando hai l'autostima bassa. Non vuoi proprio tornare a casa da sola. E allora sbam! Anzi, din don. C'è un pacco per lei, Pippo Ricciardi. E chiudiamo con che differenza c'è tra il mio pacco e quello di Amazon? Il pacco di Amazon contiene quello che desideri, il mio quello che non sapevi di volere. Pippo Ricciardi, il suo microfono. È il mio microfono, me lo regalate quindi? È stato l'unico ad usarlo, è stato tutto il tempo l'hanno lì. L'hanno comprato apposta, credo. Per me. Grazie Pippo. Guarda che bello. Ti sei Pippo, un po' eccitato. Pippo ha due pellicce, una sopra e una sotto, guarda che bella, carina. Grazie Pippo. Grazie Ricciardi. A tutti. Pippo Ricciardi, è finita, eh? È finita. Tutto a posto? Accendi là. Grazie maestro. Tutto bene lì? Siete ancora tutti? Qualcosa è andato? Ah no, vedi? Va bene. Grazie mille, è finita. Purtroppo è finita, lo so. Volevate che continuasse ancora, ma purtroppo è finita. Spero vi sia piaciuto il tutto, ma spero vi piaccia ancora di più la puntata che uscirà giovedì 7, la finale di LOL Talent Show. Chi fa ridere dentro? Applauso, grazie.